L'intervista della settimana è dedicata a Stefania Ippoliti, direttore di Toscana Film Commission, che è un punto veramente di riferimento per tutti coloro che amano il cinema, quello girato in Toscana. A lei, fanno capo tutte le grandi produzioni mondiali, per poter, accedere a questa bellezza, bellezza di paesaggio, la possibilità di entrare nei palazzi storici, insomma tutto quello che è il cinema, le serie TV e che, fanno come punto di riferimento la bellezza della Toscana. Senti, Stefania, sono tante le produzioni che vengono girate qua. Ma veramente così tante da avere tanti fogli e tante Ah richieste di sì, continuo. inforco gli occhiali perché sono talmente tanti, è così ricco il numero delle produzioni internazionali e italiane che vogliono venire a girare qui in Toscana che devo guardare gli appunti, ma mi fa piacere dire che la Toscana è molto bella, siamo fortunati, ho un lavoro bellissimo che è quello di promuovere il cinema di qualità, come dicevi, ma anche di proporre la nostra regione e le nostre città come ambientazioni per le produzioni. Si gira molto in Toscana, veniva detto, sia i lungometraggi di fiction, delle trame più varie, sia le serie televisive, oppure quei formati televisivi, che parlano magari di cucina, di turismo, del saper fare, dell'artigianato, sono tutte eccellenze qua in Toscana. Dunque, le mie colleghe e io abbiamo un grande affare, ma abbiamo questa magnifica terra da proporre. Ecco, per molto tempo si era parlato di grandi studios cinematografici da creare proprio in Toscana, addirittura nella provincia di Firenze. In realtà poi questo è stato superato dal fatto che la richiesta era proprio della bellezza stessa, di poter usufruire di questi sfondi. Ed è stato un passaggio che voi avete contribuito assolutamente a fare e che Toscana Film Commission porta avanti in che modo? Dunque, intanto la possibilità ce l'ha data non solo quella di avere degli scenari dove la realtà è migliore di qualsiasi ricostruzione, di qualsiasi finzione, di qualsiasi capacità di riambientare negli studios, quello che noi abbiamo di reale. E questo ha voluto dire riuscire a competere di nuovo con le regioni d'Europa, perché soprattutto nell'est Europa sono stati invece realizzati dei grandi studios dove si poteva ricostruire quelle che sono le bellezze italiane e toscane. Ci ha aiutato molto il fatto che c'è una legge cinema che ha reso più favorevole girare in Italia, ambientare le proprie storie in Italia con dei benefici fiscali. Allora su questo noi abbiamo spinto l'acceleratore e dunque la Toscana tutta è molto gettonata e in più abbiamo deciso con la Regione Toscana di aprire due o tre punti di accoglienza delle produzioni. Invece che uno studios grande, faraonico, che è molto difficile da mantenere e da tenere occupato per quanto richiederebbe quel tipo di impegno, abbiamo dei piccoli punti d'appoggio molto efficienti, anche da un punto di vista delle tecnologie, per ora uno a Prato e uno a Pisa. E presto se ne aggiungeranno altri. Quindi ecco che la Toscana, dove non tutto si concentra a Firenze perché è tutta molto bella, riesce a costruire una rete di accoglienza che le produzioni sembrano apprezzare molto. Le richieste arrivano da tutto il mondo e il bilancio anche degli ultimi 2 anni è un bilancio assolutamente positivo, non solo per il turismo che alla fine viene agevolato attraverso queste nostre belle immagini, ma credo anche attraverso degli introiti che percepiscono, per esempio, i comuni. Ci vuoi raccontare cosa c'è dietro, il meccanismo, le procedure che portano anche a ricchezza e non solo a polemiche o come quando si dice perché è stato concesso un luogo d'arte piuttosto che un altro e in che modo? Allora, vogliamo far chiarezza su questo. Il lavoro della Film Commission è proprio questo, è di ricevere dai produttori la sceneggiatura e di aiutarli insieme a chi si occupa delle ambientazioni, che si chiamano location manager, dei professionisti a cui è richiesto di conoscere molto bene il territorio di cui si occupano e scegliere le ambientazioni più adatte. Questo è in effetti un'occasione molto importante per la Toscana, non solo di promuovere il proprio territorio, che indubbiamente è significativo,
e non solo di promuovere Firenze, che magari in certi casi lamenta un eccesso forse di presenza turistica, ma anche altre... O non bisogno, no? Quasi. Un non bisogno credo che sia una tipologia che in effetti non c'è, perché la competizione è mondiale, è europea, e solo a livello italiano, come vi immaginate, le bellezze sono talmente tante che non è che Firenze ha diciamo, lo scettro di questo. Però accanto ci si mette l'efficienza, la velocità, per esempio, come accennavi, di ottenere le autorizzazioni o dalla soprintendenza o dal comune per girare nelle nostre strade, nelle nostre piazze, nei nostri musei, in questa meraviglia di ambientazione naturale che abbiamo. Questo è rappresenta un'entrata significativa per le casse, sia dei musei che per il comune. E mi sembra ingeneroso parlare di svendita, perché le tariffe sono delle tariffe importanti, sono Congre. Delle tariffe ufficiali che si trovano sui siti dei comuni o della soprintendenza per quanto riguarda i musei. E come vi immaginate, ci sono delle riduzioni, ma che sono previste per documentari in cui la componente culturale è assai maggiore rispetto della spettacolarità. Alla spettacolarità o la possibilità di commercializzare quella storia, o le prime opere di registi giovani che magari hanno produzioni un pochino più fragili, con meno mezzi, ma tutto il resto, quello che sono le grandi produzioni internazionali, alla tariffa al 100%, e parlo di cifre importanti, di cifre che sono intorno ai 30.000 euro al giorno per alcune porzioni, sono entrate significative. E poi bisogna anche dire che il compito della nostra Film Commission è quello di sorvegliare che niente venga danneggiato, ecco. E che se succede qualche cosa il ripristino sia immediato e perfetto. Questo argomento è molto interessante, perché sui giornali ci sono state tante voci che chiedevano: ma è possibile che venga concesso un luogo piuttosto che un altro? E invece, vedete, serve anche per un museo poter avere 30.000 euro al giorno per girare magari una scena. È significativo soprattutto per l'entrata di un museo magari più piccolo. Ed è molto bello che venga incentivato il cinema giovane attraverso appunto questa sorta di sconti. Poi c'è anche un indotto, credo, che, sì. Perché tutti coloro che girano una produzione qua in Toscana o a Firenze in particolare, poi necessitano di una serie di servizi che vanno, credo, a latere comunque. Ah certo, è un'altra voce di entrata rispetto ai canoni che si pagano per ad operare un'ambientazione. E immaginate quanto personale serve per girare un film grande. Voglio citare un film che ha suscitato tanta apprensione e un po' di polemiche, perché è un film d'azione che diciamo ci appartiene poco quanto a immaginario, per il quale è stata scelta l'ambientazione di Firenze. Che ha incuriosito tanto mentre ha incuriosito, ha impegnato sia i cittadini che le mie colleghe della Film Commission, perché i film di azione girati effettivamente in location, come si dice, vogliono dire avere una troupe di più di 300 persone che comunque, come si diceva, qui dorme, qui mangia, qui acquista servizi, spende e sono e delle anche, esattamente no? Sono delle troupe formate anche da una quantità di maestranze italiane e toscane, il che si traduce anche in occupazione. Il lavoro di chi opera nell'audiovisivo e nel cinema non è un lavoro a tempo fisso, ma è importante, ben pagato e dà modo di aggiungere al proprio curriculum esperienze importanti, per cui la prossima produzione internazionale probabilmente preferirà chi ha già un'esperienza. Senti, ci sono anche dei luoghi molto piccoli, molto particolari, dei paesini sperduti, dei paesaggi incredibili che vengono valorizzati, e anche questo è molto bello. Sì, per esempio se avete avuto modo di vedere il film di Garrone dedicato a Pinocchio, c'è un'ambientazione bellissima che è il paesino dove vive Geppetto e che è in un magnifico casale. E sono posti che spesso noi toscani scopriamo grazie all'amore e all'attenzione dei location manager delle produzioni. Sempre Garrone è un grandissimo scopritore di ambientazioni, anche un suo film precedente
Il racconto dei racconti fu girato in una serie di orridi che fanno parte del Valdarno e di altre zone della Toscana non così gettonate, non così da cartolina, ma magnifiche, che fanno venir voglia poi anche di un turismo molto rispettoso, di passeggiate, di ambiente, di godersi anche la natura della Toscana. Un turismo proprio di livello e di affezione. Vogliamo parlare però, proprio in chiusura, di una cosa bella, la possibilità la sera di poter vedere dei grandi film, di poter sognare, ma dove? La Regione Toscana ha voluto riaprire un cinema a cui le persone della mia generazione erano molto affezionate. Quando io ero ragazzina si chiamava Modernissimo, in via Cavour, di fronte a un famoso negozio di giocattoli, credo, dove tutte le famiglie con bambini continuano ad andare. Si chiama La Compagnia, è un posto che è la casa del cinema della Toscana, ospita i grandi festival internazionali che si organizzano a Firenze, ma ospita anche una programmazione fatta di 4-5 titoli diversi ogni giorno. È un posto dove si va come a casa propria, come in un salotto, si sa di poterci andare anche da soli e di trovare delle persone deliziose che ci accolgono con attenzione. Quindi è la possibilità anche alla fine di socializzare attraverso la bellezza di un film, il godimento di un film con persone amiche, mangiando anche qualche cosa, spendendo una cifra assolutamente molto contenutissima. E questo grazie al vostro lavoro, al vostro impegno, a una lungimiranza che alla fine riporta sempre di più la cultura nelle nostre case, nel nostro quotidiano, e così deve essere. Stefania Ippoliti, ha iniziato dicendo che fa il lavoro veramente, che non dico più bello del mondo, ma quasi. E grazie a te. Grazie a voi di avermi invitato. Per tutto quello che di bello condividi grazie. Con tutti. Grazie a voi.